Amici di Onda Libera TV, siamo a Calcinelli, dove si è svolto il terzo incontro intitolato Il Sole in Comune, organizzato dai comuni di Serrungherina, di Montemaggiore al Metauro e di Saltara. L'incontro è stato organizzato da Solideco ed Eticare, e quindi il coordinatore del progetto e il redattore del progetto è Michele Altomeni. Siamo qui con i due sindaci di Montemaggiore e di Serrungherina e col vice sindaco di Saltara. E quali faccio questa domanda. Noi abbiamo è un periodo che noi vediamo che nei piccoli centri i piccoli centri sono più attivi della nazione, dello Stato, perché siamo in forte ritardo su quello che sono le energie alternative, però i vostri comuni si sono attivati appunto con questa iniziativa di divulgazione delle energie alternative, in particolare del solare termico, dell'eolico, eccetera. Ecco, la domanda che vi faccio è: siamo ancora a livello di semplice informazione o è stato fatto già qualcosa di concreto? Ah, diciamo che in questa prima fase siamo a livello di semplice informazione, o perlomeno diciamo che il progetto nasce qualche tempo fa, quando si voleva costituire un gruppo d'acquisto oppure fare delle iniziative, costituirsi come una GESCO, una ESCO, per proporre ai cittadini appunto soluzioni rivolte al fotovoltaico. Poi man mano che anche l'evoluzione normativa si sviluppava, si evolveva nella direzione dei vari conti, abbiamo insomma così optato in questa fase proprio per una semplice iniziativa di informazione rivolta ai cittadini per conoscere meglio quali sono le questioni e le opportunità appunto che possono avere con la questione del fotovoltaico. Col fotovoltaico pensate di far incentivare anche le economie locali, immagino? Sicuramente sì, infatti alla sua domanda io rispondo anche dicendo che è una fase di informazione per dare delle conoscenze, ma anche una continua sensibilizzazione, perché credo che su questo dobbiamo continuare a lavorare. E l'altro aspetto importante è proprio questo, perché a volte il cittadino ha desiderio magari di ricorrere a queste energie alternative, ma non sa se a chi rivolgersi e se fidarsi anche di chi magari fa anche della pubblicità, per cui ecco diciamo legare e mettere in contatto il cittadino con chi localmente fa questo tipo di lavoro dà sicuramente delle garanzie e dà al cittadino anche una maggiore fiducia, e sicuramente questo fa partire anche il lavoro a livello locale, a livello di queste ditte. Okay. E poi la particolarità di questa iniziativa è che tre comuni si sono coordinati fra loro per gestire al meglio il territorio, diciamo, ecco. E nel comune di Saltara lo sviluppo delle energie alternative a che punto è? Beh, dunque, per quanto riguarda il comune, effettivamente di idee ne abbiamo avute tante, ma di iniziative ne abbiamo fatte poche. Perché ecco, l'iniziativa nasce anche un po' da questo, bisogna essere sinceri, forse in passato le amministrazioni si occupavano più di lavori pubblici e di cose similari, e oggi invece queste cose non si riescono a fare, e allora bisogna guzzare l'ingegno e occuparsi di altro per rendere, come dire, anche il rapporto con i cittadini utile, per fare qualcosa di utile. E laddove effettivamente l'amministrazione ha difficoltà per i limiti della spesa, per queste cose oramai abbastanza note come il patto di stabilità, invece i cittadini possono. E quindi l'iniziativa nasce da questo, cioè affinché i cittadini e le imprese possano utilizzare questi strumenti, le detrazioni da un lato, gli incentivi dall'altro, che purtroppo spesso le amministrazioni fanno difficoltà a utilizzare. E pensiamo, come è stato detto, che comunque questo possa essere un contributo anche all'economia locale. Ci sono effettivamente molti installatori, gli stessi che hanno sostenuto questa iniziativa, che in passato magari si occupavano, come dire, anche di altro o non solo di energia. Quindi spazio ce n'è e ce n'è ancora, perché stasera abbiamo presentato le ultime iniziative in materia di energia termica, quindi non siamo in una fase calante, tutt'altro, e speriamo di arrivare presto a questa famosa grid parity, così come viene definita, cioè non ci saranno più gli incentivi, ma non importa, sarà comunque conveniente produrre l'energia da soli. E volevo poi aggiungere quest'altra cosa, cioè che come noi amministrazione ci aguzziamo l'ingegno, cerchiamo di fare iniziative insomma diverse, come segno dei tempi, è la stessa cosa che succede anche, diciamo così, per la parte privata. Quando una volta l'energia era a buon prezzo disponibile, di questi temi non se ne parlava, prima questione. E soprattutto, tanto ormai ce ne rendiamo conto, è l'aspetto ambientale e salutistico, insomma, dall'altro.
perché l'efficienza, noi giustamente parliamo di economia, di soldi, di risparmi, giustissimo, e però c'è l'ambiente e c'è la salute, insomma, questa è una cosa probabilmente più importante. Ecco, un'ultima domanda, come stanno rispondendo le vostre rispettive collettività? Ma bene, nelle precedenti anche sedute, serate, la partecipazione è stata consistente e quindi adesso aspettiamo di avere i feedback anche da parte delle ditte coinvolte per capire se questa iniziativa ha insomma, funzionato da piccolo volano dell'economia locale. Sì, anche quando è stato fatto l'incontro a Serrungarina sicuramente ci sono state... c'è stata una buona partecipazione e anche interesse ad approfondire alcuni aspetti. Volevo aggiungere un'altra cosa per quanto riguarda le amministrazioni locali. Noi come Serrungarina per esempio abbiamo potuto fare un intervento sul bocciodromo in questo caso e stiamo facendo anche un progetto su una palestra che è in costruzione, però proprio perché le nostre risorse sono molto molto limitate, io ho visto che abbiamo potuto farlo perché abbiamo fatto ricorso appunto ad una ESCO, cioè queste società che praticamente anticipano, no? Fanno il lavoro, fanno il progetto e quindi possono essere poi, possono rientrare anche dell'impegno economico gradualmente, dando quindi al comune o comunque ecco alla società sportiva in questo caso l'opportunità di ripagare gradualmente questo impegno economico. E dunque, al di là della partecipazione, comunque come è stato accennato, insomma interessante, specie a Villanova e a Tavernelle, e avevamo già pensato a questi altri strumenti, il sito web, la pagina Facebook, anche grazie alla vostra promozione, e in particolare abbiamo stampato un numero consistente di brochure, quindi ecco, per cercare di raggiungere i cittadini che, la maggior parte dei cittadini comunque che non hanno partecipato agli incontri, speriamo che questo strumento arrivando in alcune case, magari delle persone più interessate, possa essere un piccolo contributo, magari per varcare, come diciamo sempre noi, la soglia di un installatore o di una banca, informarsi, farsi fare un profilo personalizzato e speriamo che qualcuno dei nostri cittadini o delle nostre imprese, insomma, investa. Si rompa questo muro. Esatto. Bene, complimenti per l'iniziativa a tutti e tre e ringraziamo per... il contributo dato. Grazie. Amici di Onda Libera, un saluto.